Ho cominciato nel 2009 con un corso di kettlebell qua a Milano e come tanti altri ragazzi italiani non avevamo un posto, sentivamo parlare di crossfit, ma non c'era nessun posto dove farlo. Invece c'era un pioniere qua a Milano, Maddaloni, da cui tutti si andava all'inizio e poi pian pianino negli anni ho iniziato a comprarmi attrezzatura, a farlo da solo, finché poi ho iniziato a frequentare un box che si chiamava Forgeria del mio amico Ernest Briganti e poi con lui abbiamo deciso nel 2013 di aprire officine e da quel giorno lì insomma ho continuato ed eccomi qua oggi. Avevo un background sportivo, nel senso che ho fatto pugilato per tanti anni e poi tra l'età e tra magari la scarsa capacità di non prenderle vedevo che con l'età insomma mi pesavo un attimino di più, per cui cercavo qualcosa che mi entusiasmasse, che non fosse fine a se stesso, insomma come tanti ragazzi poi andare in palestra e basta per cercare di diventare grossi era una cosa che sì, era divertente, però dopo 2 o 3 mesi veniva noia e poi ho trovato invece nel CrossFit il divertimento e magari la trasformazione del fisico e gli effetti, diciamo, erano degli effetti collaterali, non era il fine del perché andassi ad allenarmi. Ero abituato un po' a fare più lo sportivo che quello da palestra, ecco. E quindi il CrossFit proprio ha risposto esattamente a tutto quello che cercavo. Tra il box precedente e questo abbiamo avuto la fortuna di ospitare un sacco di level 1 e di level 2. No? Io lavoro anche per il seminar staff di CrossFit dal 2013 e per cui io ho fatto un conto l'altro giorno che ho formato insieme chiaramente ad altri membri dello staff circa 3.000 trainer in Italia. Ed è andato tutto a onde, diciamo la prima ondata era di gente che genuinamente era pronta per aprire dei box, faceva CrossFit da anni e non c'erano abbastanza seminari organizzati in Italia per fare la level 1. Poi è arrivata un'ondata di personal trainer che volevano mettere CrossFit sul curriculum e sono poi dopo tutti tornati a fare il loro lavoro di personal trainer, arricchiti magari nel loro proprio curriculum di informazioni aggiuntive e la capacità magari di dare un qualcosina di più ai loro clienti. E poi invece dal fine 2014 è arrivata proprio invece quello che io chiamo proprio il nocciolo duro e sono tutti i ragazzi con cui poi dopo ho avuto la possibilità di rivedermi negli anni e di vedere il loro box crescere tutto quanto, di gente che proprio veniva all'L1 e andava via il 60-70% con l'idea di aprire i box e l'hanno fatto e da qui la crescita esponenziale che c'è stata. È chiaro che l'idea che ha tanta gente quando arriva è magari o quella che vedevo, diciamo, la pecca più grande è che non aveva proprio un'idea né del perché stesse facendo movimenti funzionali costantemente variati eseguiti ad alta intensità e neanche la capacità magari di organizzarli in delle classi strutturate e affrontando un pubblico eterogeneo, poi perché la difficoltà era quella per queste persone, quella di insegnare sia il beginner che magari l'atleta più avanzato. Tutti hanno bisogno poi di pagando di un servizio e di migliorarsi e questo diciamo la level 1 non te lo insegna, nel senso la level 1 ti dà quello che sono le basi, le rudimenta del nostro programma e poi è solo lavorando in un box magari un attimo più affermato, confrontandoti con altri trainer che riesci a sviluppare le capacità di gestire una classe, di gestire più classi e quindi poi un box e una piccola comunità. Partendo per Madison, dopo non ho vergogna a dire che ci ho messo 9 anni per qualificarmi ai Games e questo è giusto così, perché è come seguire un bersaglio che si sta correndo più veloce di te. Ogni anno tu migliori, ma migliorano anche tutti gli altri e su questo tu non ci puoi fare niente, puoi solo cercare di migliorare te stesso. E in più, oltre a migliorare tutti gli altri, entrano da altri sport persone che magari in 6 mesi di CrossFit sono già a un livello molto alto, magari specialmente nel condizionamento metabolico o nella forza o uno dei domini che vengono testati durante l'Open.
ce l'ho fatta, sono al settimo cielo, adesso mi sono calmato un attimo perché è già passato più di un mese che ho ricevuto questa notizia e adesso ho dovuto cambiare radicalmente anche il mio modo di allenarmi, perché a Madison in tutte le categorie si cerca il più in forma del pianeta, magari è una frase un po' presuntuosa questa, però, e quindi avendo un budget illimitato da parte di CrossFit c'è la possibilità di far nuotare la gente, di fargli spostare dei sassi, di farli correre, di andare in bicicletta, di farli correre sulle dune, di usare anche i bilancieri, i rig e tutte le attrezzature che vediamo tutti i giorni in un box. Ma però i domini e le modalità chiaramente sono molto più ampi e quindi bisogna anche cercare di avere un adattamento maggiore esponendosi a tutte queste cose. Ad esempio andando a nuotare nei laghi un pochino freddi, che non è proprio il mio ambiente ideale, visto che ho 60 anni e scricchiolo dappertutto, però anche quello bisogna fare. Non mi vergogno a dire che per andare ai Games, anche per una persona di 60 anni, diventa quasi un lavoro a tempo pieno, o meglio, diventa l'asse portante delle decisioni che prendi tutta la giornata, per te e anche per la tua famiglia purtroppo. Per cui io chiaramente ho avuto la fortuna per gli ultimi 18 mesi di poter fare questo supportando la mia famiglia e quindi praticamente la mattina mi svegliavo, venivo qua al box, mi allenavo un paio d'ore, mangiavo, tornavo a casa, dormivo un'ora e mezza, non mi vergogno a dirlo, questo è il privilegio che ho potuto avere ultimamente, e tornavo nel pomeriggio per fare magari dei lavori meno intensi, più di skill e tutto qua. E questo mi ha permesso di qualificarmi quest'anno a dispetto di tutti gli altri anni che non ho avuto questa fortuna. Adesso che vado a Madison ho iniziato a portare delle modifiche abbastanza grandi. La più grande sulla dieta. Ho cambiato con l'assistente di un nutrizionista il modo di alimentarmi, poiché dovrò essere esposto a supportare molteplici allenamenti nell'arco di 3-4 giorni con pochissimo recupero. E il mio allenamento è anche quello, sta collimando con quel tipo di obiettivo, quello magari di supportare volume maggiore con meno tempo di riposo. Per cui ho abbandonato un po' tutti i lavori più tradizionali di EMOM, di tecnica che facevo qua e ho iniziato a affrontare più volume e più cose diverse. Ecco. È proprio vero che il nostro, più che un business del fitness, è un business di relazioni. Quindi bisogna, posto che l'obiettivo è quello di far star meglio il cliente che entra, e il meglio vuol dire fargli fare più CrossFit e aiutarlo a prendere delle scelte un attimino più ragionate, magari su quelle altre 23 ore delle 24 che uno non lo vede, senza sostituirsi a nutrizionisti o dottore, niente, ma cercare di incanalarlo verso delle scelte magari anche base sull'alimentazione e sullo stile di vita un attimino più in linea con quello che si vuol fare. Ma alla fine, diciamo, il consiglio generale è che uno deve guardare veramente solo se stesso, cioè, e questo va dato al neofita che non sa neanche fare un air squat, come a Matt Fraser che vuole snatchare 10 kg in più. Matt Fraser, se vuole snatchare 10 kg in più, deve guardare solo se stesso e dimenticarsi degli altri, perché se inizia non li può controllare, deve lavorare solo sul suo. Il neofita che arriva che non sa neanche scuottare non deve stare a guardare quegli altri che si tolgono la maglietta, che urlano, che sembrano tutti compagnoni e che riescono a fare tutti i workout dandosi le pacche sulle spalle mentre al neofita gli sembra di morire. Deve solo cercare di morire un po' meno la volta dopo e qui c'è così tanto da imparare che è impossibile governare tutto e si tratta di voler affrontare un percorso lungo, però a differenza degli altri programmi di fitness, il CrossFit è un percorso più difficile e più lungo, ma che dà risultati che dureranno anche molto di più nel tempo. Per cui si tratta solo di cercare di divertirsi e non dimenticarsi perché si viene da quella porta, per stare insieme, ma anche per divertirsi, quindi di non stressarsi troppo a guardare gli altri, a guardare solo se stessi. Se non avessi fatto questo avrei fatto
qualcosa che sarebbe stato molto similare a questo, perché il mio fine ultimo è quello di arrivare a 80 anni e riuscire a fare un clean and jerk con mio nipote. Non è quello di battere degli altri sessantenni muscolosi ai Games. Quella è una festa a cui ho la fortuna di essere stato invitato, ma il merito di quello va diviso con i sacrifici della mia famiglia. Quello di cui sono orgoglioso io è il fatto di voler avere una vecchiaia più funzionale senza dipendere dagli altri. Per cui avrei sicuramente fatto qualcosa che mi avrebbe portato a quello. Quello è il mio obiettivo. Il CrossFit è il veicolo che mi porterà a stare bene anche a 80 anni, 90 anni o fino a dove me lo permette il Signore.